Hey, Inspector, benvenuti a Short Technical Notes. Prima di tutto voglio ringraziare a tutti per essere unito a me oggi. Io sono Jorge Reina e sono da Dio. Okay? Prima, perché stavo pensando di fare alcune registrazioni di video in un'altra lingua forse uno o due anni, ma non solo perché stavo ritardando questo progetto. Oggi ho deciso di iniziare questo nuovo formato di video. Almeno è nuovo per me. L'idea principale è portare alcuni brevi video con informazioni tecniche di base sui miei rami di esperienze sul campo. Il primo aggiornamento di cui vorrei parlare è ovviamente la saldatura. Hai mai sentito parlare di Arblau? Qui voi porto alcuni consigli per evitare o almeno ridurre questo terribile effetto che è la causa di diverse condizioni nella saldatura, comunemente riscontrato nel processo SMAV. Il colpo d'arco è un fenomeno che si verifica durante la saldatura ad arco metallico schermato o SMAV, in cui l'arco di saldatura viene deviato dal percorso previsto a causa dei campi magnetici creati dal processo di saldatura. Ciò può causare una serie di problemi, tra cui saldature irregolari e schizzi eccessivi. Per ridurre gli effetti dal soffio dell'arco, ci sono diverse considerazioni che puoi tenere a mente durante il tuo lavoro. Per esempio, il primo punto, l'effetto del tuo, è importante conoscere l'effetto del tuo tipo di corrente. A causa dei campi magnetici correlati, delle correnti parassite create dal processo, quelli che anche chiamiamo eddy current di saldatura, a volte l'uso della corrente alternata non è l'opzione migliore. Se la corrente continua viene utilizzata con il processo ad arco metallico schermato, in particolare a velocità superiori a 250 amperi, un passaggio alla corrente alla CA può eliminare i problemi. Il secondo è: guarda la lunghezza dell'arco. A volte è importante anche mantenere un arco il più corto possibile per aiutare la forza dell'arco a contrastare il colpo d'arco. Per esempio, in terzo luogo, è importante, in terzo luogo è importante tenere presente la direzione e posizione della saldatura. È utile mantenere un angolo dell'elettrodo con il lavoro opposto alla direzione del soffitto dell'arco quando è imminente. E ovviamente è meglio evitarlo utilizzando una buona protezione. Anche aiuta a saldare verso un binario pesante, verso un acciaio o verso una saldatura che è già fatta. Per ultimo ma non meno importante, devi conoscere la tua posizione di lavoro. Puoi saldare lontano dalla connessione del pezzo in lavorazione per ridurre i colpi di ritorno e saldare verso la connessione del pezzo in lavorazioni per ridurre il corpo in avanti. E buona norma anche avvolgere il cavo di massa attorno al pezzo in modo che la corrente di ritorno all'alimentatore lo attraversi in una direzione tale che il campo magnetico instaurato tenda a neutralizzare il campo magnetico che provoca lo scoppio dell'arco. È importante anche notare che il soffio dell'arco può essere causato da una serie di fattori, tra cui
la forma del pezzo, per esempio la posizione dell'elettrode, l'ambiente e la saldatura anche. Pertanto è importante essere consapevoli delle potenziali cause e adottare misure per mitigare gli effetti che causano questo problema. Ok, spero che queste informazioni ti siano utili. E se ti è piaciuto questo video, puoi condividilo con i tuoi contatti. E seguimi sui social media, puoi anche raggiungermi su Facebook, su LinkedIn e anche su YouTube. Grazie mille e ci vediamo.